Wow ragazzi e bentornati! Oggi vi insegnerò a farmare biglietti direttamente dal vostro telefono. Attenzione però, Salva al Mondo non è disponibile ufficialmente sul telefono, ma in questo video io vi mostrerò un metodo dove potete aggirare questa cosa e giocare a Salva al Mondo dal telefono. Attenzione, per far ciò è richiesto che abbiate almeno una base con tutti gli sponkill preparati. La prima cosa da fare ovviamente va in base al tipo di console che noi utilizziamo. In questo video vi mostrerò come poter farmare i biglietti dal telefono, però ovviamente aprendo il gioco o dal computer o dalla PlayStation. Non posso mostrarvelo da Xbox in quanto non ho un Xbox, però ho fatto qualche ricerca ed è possibile fare la stessa cosa anche per l'Xbox. Allora, eccoci sul telefono. Per la PS4 dovrete avere questa applicazione qua, PS4 Remote Control. Vi basterà scaricarla sia per iPhone sia per Android. Dopodiché, ovviamente, apritela. Dovete solamente ricercare la vostra PlayStation. Funziona anche se non siete nello stesso Wi-Fi. Ok, come vedete, vedo il menu della mia PlayStation. Da questo punto le cose si fanno molto molto più semplici. Dovrete solamente aprire Fortnite, aprire Salva al Mondo, dopodiché entrare nelle vostre Wargames e semplicemente avviarle e farle scorrere per un quarto d'ora. Ma vediamolo un attimo insieme. Ok, siamo nel menu principale. Dovete solo aprire la nostra modalità preferita. Vediamo se funziona tutto. Sta andando. Ok, ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Salva al Mondo sul telefono. Da questo punto le cose sono veramente più semplici. Sappiamo che può funzionare Salva al Mondo sul telefono. Sappiamo che possiamo farlo partire, possiamo farlo andare, possiamo prendere le ricompense, possiamo comprare con l'oro. Possiamo fare tutto ciò che ci riguarda. Ma soprattutto se abbiamo la base impostata bene, possiamo farmare biglietti, oro, stravantaggi, rivantaggi, tutto questo solamente entrando e avviando, completamente AFK. Per far ciò dovrete solamente avere, appunto, una base impostata abbastanza bene. Bastano pochi passaggi, ma fatti bene, raga. Ok, siamo riusciti a entrare nella nostra casa base, si vede anche piuttosto bene, devo dire. È anche quasi giocabile, se devo essere sincero. Io sono un po' negato a usare questi analogici qua virtuali, scusatemi raga, farete un po' di fatica, ma l'importante diciamo che appunto avviare la Wargames. Ecco, vi consiglio di avviare la modalità negato e sciame di abietti, perché così ci saranno solo abietti di base, non ci saranno streghe, non ci saranno taker, mostri della nebbia o smasher, insomma è relativamente più semplice. Oppure potete puntare appunto a ammazzare anche i mostri della nebbia e in più ad ogni corsa ottenere altri 100 rivantaggi in più, raga. Per far ciò effettuate a tempo pieno. Un'altra cosa che vi consiglio è quando avviate la Wargames con negato soprattutto, fate un piccolo salto e cercate di balzare sopra il computerino del deposito dello scudo antitempesta. Così facendo l'anomalia al 100% non potrà colpirvi e non rischierete di morire, ecco raga. Basterà fare appunto un piccolo saltello quando avviate, un piccolo saltello sopra il computer e state tranquilli per tutta la partita. Ci siamo, mancano 10 secondi, è andato tutto bene ma vabbè, questo me lo aspettavo tranquillamente. In fondo è molto molto semplice fare questa tipologia di wargames, raga, ve lo consiglio assolutamente di sfruttare più che altro i vostri tempi morti, i punti in cui magari voi non giochereste, ecco, entrate dal telefono, vi avviate la wargames, tenete tutto spento. Insomma, e farmate biglietti, oro, rivantaggi, stravantaggi, fulmini in bottiglia, gocce di pioggia, il tutto completamente, diciamo, FK. Sfruttiamolo al momento perché è possibile farlo. La Epic ce l'ha messo a disposizione apposta, raga. Ora, per chiunque giocasse da PC, dovrete solamente scaricare l'applicazione Steam che vi permetterà di aggiungere nella vostra libreria il gioco di Fortnite. Io vi lascerò in descrizione la guida per poter aggiungere il launcher di Fortnite alla libreria di Steam. È relativamente semplice, raga, basta aprire il percorso di Fortnite e inserirci il launcher. È una cosa veramente veramente semplice. Per chi ha una scheda video Nvidia, ovviamente c'è anche il game stream direttamente di Nvidia che è favoloso, raga. Se avete una scheda video così di ultima generazione, vi consiglio assolutamente questo piuttosto che Steam. Ma andiamo a vedere sul telefono le loro funzionalità. Una volta che abbiamo scaricato le rispettive applicazioni, non ci resterà che effettuare le prove. Scaricate Moonlight se avete bisogno appunto di streamare con la scheda Nvidia. È molto più favorevole in quanto appunto la scheda Nvidia che streama in teoria
hanno chipset apposta per fare queste cose. Quindi è molto più favorevole, ma in quanto di grafica e fluidità. Per il resto comunque dovrebbe essere leggermente uguale in quanto dobbiamo stare FK. Insomma, non aspettatevi di fare una missione così, no? Potete scegliere se aprire il desktop o direttamente Fortnite. In questo caso noi apriamo Fortnite. E raga, aspettiamo un attimo che si apre e effettui tutti i caricamenti che deve. In quanto va in base al nostro PC, insomma, se non avete un PC potente ci metterà un po' ad aprirsi. Però potete farlo anche con PC, diciamo, di media qualità. Non dovete per forza avere un ultra PC, l'importante è poter avviare il gioco e poter entrare in casa base, ecco. Ok, anche fin qui nessun problema. Facciamo la solita solfa, avviamo salva al mondo. Ok, easy, siamo dentro. Mappa, Montespago, scudo di tempesta a casa base. E si torna a farmare biglietti. Boh, raga, funziona tutto perfettamente alla meraviglia. Ok, a parte i miei comandi, diciamo, a parte i miei controlli. Ma è solo un problema mio, dai. Che dire, di solito io sono uno che deve provarci, riprovarci, non funziona quello, non funziona l'altro, e poi è un problema lì, è un problema di qua. Invece no, questa volta ha funzionato tutto al primo colpo. Quindi vi suggerisco anche a voi, se avete dei tempi morti in cui magari non potete stare seduti a giocare alla PlayStation, seduti a giocare al PC, potete sfruttare questi tempi morti per appunto farmare biglietti in questo metodo. Perché ci tengo a mostrarvi questo? Perché tra poco, raga, escono i Lama Compleanno. Quindi voglio che tutti voi vi riforniate di Lama Compleanno. Oltre a farmare biglietti, se poi voi sapete che non potrete toccare il telefono per oltre mezz'ora, oltre un'ora, potete decidere di avviare una resistenza, come faccio io di solito, e arrivo fino al round 20, round 21, completamente stando fermo. Dopodiché ci sono i mini boss che comunque ti hanno rotto tutta la base. O mal che vada, se sei davvero fortunato e ti nascono tutti i mini boss di fila che sono vulnerabili alle trappole, al 25 l'UFO ti spacca tutto. Quindi, raga, potete usufruire anche di questo metodo. Per il video di oggi è tutto, fatemi domande nei commenti, vi risponderò a tutti quanti. Noi ci vediamo domani. Bella bella!